voti al mercato del Napoli, al mercato delle big di Serie A. Oggi gli esiti dei tamponi ai calciatori del Napoli che da oggi vanno in bolla a Castel Volturno. Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live. Gianluca Gifuni al microfono, Tony Molà in regia. Queste voci ai protagonisti dopo i 60 minuti con Raffaele Auriemma ed Andrea Falco, dedicato alla voce del popolo. Dunque, è finito il mercato, finalmente è terminato il mercato. Oggi parleremo, al di là di tutte le sfaccettature della partita non giocata tra Juventus e Napoli, degli sviluppi che potranno esserci con una penalizzazione del Napoli, punto interrogativo, oppure direttamente con un rinvio della partita già in primo grado di giudizio il giudice sportivo. Dobbiamo dire che il giudice sportivo Mastrandrea ha chiesto un supplemento di indagine per analizzare tutti i documenti. Il plico è abbastanza corposo, dunque non si pronuncerà oggi sul caso Napoli, sul caso Juve-Napoli, bensì nei prossimi giorni. Come ieri ci diceva l'avvocato del Calcio Napoli Mattia Grassani, si pronuncerà tra giovedì e venerdì, forse domani, ma comunque sul finire della settimana. Date il voto al mercato del Napoli, al mercato delle big di Serie A, al 339-6669990. Oggi il Fatto Quotidiano, tra i vari quotidiani che hanno scritto nelle pagine di cronaca e politica dei fatti di Juve-Napoli, c'è scritto: il calcio italiano prova a salvare il protocollo. Dopo l'incontro di ieri tra Spadafora, la Federcalcio e la Lega di Serie A, cioè se stesso, perché senza non esiste campionato. È la sintesi del day after di Juve-Napoli, la grande partita che non si è mai giocata per colpa del Covid, dell'ASL o di De Laurentiis, ancora non si è ben capito. Io dico che la colpa è solo del Covid, ovviamente non c'entrano le ASL che hanno fatto il loro dovere, e non c'entra De Laurentiis né il Napoli, che hanno rispettato in pieno il protocollo prima e nelle giornate precedenti, immediatamente precedenti alla gara. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Dalle 13.30 filo diretto con Antonio Giordano del Corriere dello Sport Stadio. Adesso andiamo a Castel Volturno dal nostro inviato Pasquale Tina. Pasquale, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Allora, i temi a Castelvolturno sono due: esiti dei tamponi effettuati ieri dai calciatori del Napoli e poi azzurri che si trasferiranno in un nuovo domicilio per quanto riguarda la quarantena, e cioè nell'hotel Golden Tulip di Castelvolturno a ridosso dei campi da gioco. Insomma, l'esito di questi tamponi che il Napoli ha fatto presso un altro laboratorio, non il solito della Federico II, perché sono stati tamponi a domicilio quelli di ieri, effettuati insomma a casa dai singoli calciatori. E poi, come hai detto tu, insomma, il Napoli già ieri ha comunicato la location, ma noi ne avevamo già parlato, cioè dello certo. Di un Tulip Marina di Castello, diventerà insomma casa Napoli per il ritiro di 15 giorni. Questo accordo, insomma, che è stato ufficializzato ieri, secondo me può essere importante anche per sfruttare poi la struttura in futuro, insomma, nel senso, essendo un hotel che noi che frequentavamo, perché adesso insomma è un bel po' che non ci andiamo. Ieri ho visto delle foto d'archivio che hanno inviato alcuni tifosi quando insomma trascorrevo tutta la giornata dalle 9 del mattino alle 19 per Mediaset da quelle parti. Quindi tu, che conosci bene, anch'io, praticamente l'hotel è attiguo ai campi da gioco del training center, si può dire insomma che faccia parte del training center, e quindi questo ti consente insomma di fare questa bolla, questo ritiro a cui parteciperanno soltanto i negativi, quindi per questo è importante insomma che aspettare il risultato dei positivi. Al momento sappiamo che ne sono due, Zirinski ed Elmas, e oggi è atteso anche Thiaumé Bakayoko, che ieri sera era già a Napoli, accompagnato da Federico Pastorello, che ha curato l'operazione insieme al Napoli, e quindi anche lui insomma comincerà la sua avventura. Ieri il Napoli diciamo ha sfoltito anche l'organico, è andato via Luperto in prestito, anche se Luperto è anche lui in isolamento domiciliare, quindi non so quando poi in realtà andrà a Crotone, credo che dovrà attendere. Invece sono andati via Ciciretti e Unas, che non facevano parte del gruppo squadra, e quindi sono potuti partire. Ciciretti giocherà al Chievo, Unas insomma ha accettato il Cagliari, un'operazione che può diventare anche, come dire, vantaggiosa per il Napoli, perché ci sta un prestito con diritto di riscatto a 16 milioni. Non si è concretizzata invece la cessione di Llorente,
ieri sera si era parlato di in extremis un tentativo dell'Athletic Bilbao, il mercato in Spagna chiudeva a mezzanotte, però è rimasto anche lui, ha detto no alla Sampdoria, quindi paradossalmente ai due centravanti di troppo che sono Milik e Llorente. Eh sì, Milik resterà a Napoli da separato in casa, è così Pasquale? Sì, Gianluca non entrerà neanche nella lista di 25 per il campionato, ha detto no anche alla Fiorentina, non è stato diciamo l'unico no del suo mercato, resta a zero e adesso vedremo se si apre qualche prospettiva a gennaio o se addirittura farà tutto un campionato in tribuna. Beh, insomma, è tutto chiaro, Onas abbiamo detto al Cagliari, Luperto va al Crotone, Ciciretti al Chievo, mi pare di aver letto che Kirikesh è ufficiale definitivo al Sassuolo, quindi il Sassuolo avrà pagato l'obbligo di riscatto al Napoli, certo, dovrebbe essere così. E invece per quanto riguarda Verdi è stato pagato dal Torino il riscatto, che tu sappia, Pasquale? No, guarda, io lo penso di sì, sono accordi, penso che se non ci fossero stati problemi Napoli non avrebbe, come dire, denunciato, certo, sollevato il problema, quindi presumo che sia andato tutto per il verso giusto. Perfetto, aspettiamo l'esito dei tamponi e quindi ci aggiorniamo appena esce l'esito dei tamponi. Sì, ci aggiorniamo entro le 14, dovrebbe esserci qualche novità da questo punto di vista, quindi ci ricollegheremo con Pasquale Tina da Castelvolturno. Grazie Pasquale per essere ciao, stato Gianluca, con noi. Ciao, ciao. Grazie. Grazie a Pasquale Tina. Ilario da Roma scrive: il mercato del Napoli merita un bel 8. Con l'acquisto di un terzino sinistro sarebbe stato perfetto, scrive Ilario da Roma. Beh, insomma, il Napoli ha acquistato un gran bel giocatore in difesa che si chiama Kalidou Koulibaly. Ha acquistato un mediano che si chiama Bakayoko, che probabilmente è l'optimum per qualità, quantità e fisico di cui aveva bisogno Gattuso, che peraltro lo conosce molto bene, a metà campo per varare il 4-2-3-1. E ha acquistato Osimhen per diciamo così risolvere il problema offensivo, il problema del gol, che è stato il problema numero uno del Napoli degli ultimi sei mesi della stagione passata. Ne parliamo con il collega giornalista storico di News Mediaset, Maurizio Pistocchi. Maurizio, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Beh, insomma, in un periodo in cui è complicato parlare di calcio, però parliamo anche del mercato che è terminato ieri con te, poi magari entreremo anche nel dettaglio del discorso legato a Juventus-Napoli e al fatto che la partita non si sia giocata. Tu Twitter analizzi un po' il mercato attraverso anche un sondaggio, perché dici: qual è il miglior acquisto? Lammers, che ha preso l'Atalanta olandese, Vidal dell'Inter, Chiesa della Juventus, Bakayoko del Napoli. Io dico, e poi ti lascio la parola, il Napoli credo abbia fatto il mercato più logico rispetto alle sue aspettative, per cui è una squadra che può anche ambire allo scudetto, perché ha tenuto Koulibaly, ha preso Bakayoko e ha preso Osimhen. La Juve si è ringiovanita certamente con Kulusevski, Arthur, Chiesa e Morata rispetto alle cessioni di De Sciglio, Douglas Costa, Matuidi e Higuain, ma non so se si sia rinforzata. L'Atalanta si è certamente rinforzato con Miranchuk e Lammers e poi Romero in difesa. La Roma è invecchiata certamente, anche perché ha preso giocatori che già giocavano con lei, perché non ha ceduto Zeko e ha ripreso Smalling. La Lazio è certamente più indietro rispetto alle altre. L'Inter ha una rosa completa molto ampia, la più ampia della Serie A, con esperienza e talento. Diciamo, questa è la mia analisi. Adesso vorrei capire invece tu come la vedi. Beh, mi sembra un'analisi corretta. Il Napoli sicuramente ha messo a disposizione di Rino dei giocatori che sono funzionali alla sua idea di calcio, ha aumentato la fisicità, che era un po' il limite di questa squadra, con Bakayoko, che io ho seguito molto quando giocavo in Francia, e è un giocatore che a me piaceva molto. Poi invece in Inghilterra ha fatto poco bene, al Milan con Corrino ha fatto bene, e quindi lui l'ha preso, l'ha voluto, perché lo conosce molto bene. È un giocatore di distruzione, nel senso che è un centrocampista difensivo che però ha anche dei buoni piedi, e quindi non è male neanche nella proposizione dell'azione. Secondo me è un giocatore che al Napoli farà bene molto. Se vogliamo, il Napoli manca nella rosa un trequartista per giocare anche certe partite con una punta sola davanti, però questo è un sofismo, nel senso che Mertens in quella posizione ha già dimostrato che può giocare tranquillamente, perché è un giocatore disponibile che ti fa anche la fase difensiva. La Juventus ha puntato sull'individualità e, a mio modo di vedere, ha preso Chiesa in una situazione di mercato
congiunturale ad un prezzo importante, ma con una formula molto molto logica, molto interessante, e l'ha preso perché Chiesa sarà il dopo CR7, questo è l'ultimo anno di CR7, non credo proprio che la Juventus rinnoverà il contratto al portoghese, e quindi CR7 sostituito da Chiesa in quella posizione a sinistra con Kulusevski dall'altra parte diventa molto molto interessante, se riescono anche a trovare una prima punta che gli assicuri più gol rispetto a Morata. Il sondaggio che io ho fatto sul mio account di Twitter, ecco, posso dare ce l'ho davanti, devo dire che a 7 ore dalla fine del sondaggio, andate su Twitter sul profilo ufficiale di Maurizio Pistocchi chiocciola pisto trattino basso gol, il calciomercato è finito, qual è stato il miglior acquisto? Bene, al momento a 7 ore dalla fine del sondaggio Vidal Inter 35%, Bakayoko Napoli 30%, e poi per il terzo posto se lo contendono Chiesa e Lammers con 18% a favore di Chiesa e 17% a favore di Lammers. È chiaro che Bakayoko e Vidal sono considerati i migliori acquisti secondo il voto. Io voglio specificare che ho fatto un sondaggio sugli ultimi acquisti delle squadre che considero più titolate per lo scudetto, e in parecchi mi hanno scritto, in tantissimi, no, il migliore è Hakimi, ma Hakimi l'Inter ha preso in giugno e quindi non l'ho inserito, altri mi hanno detto il migliore è Osimè, ma Osimè in Napoli ha preso già da mese, quindi non l'ho inserito. Se io dovessi dirti in assoluto quelli che considero essere state le migliori operazioni sul mercato dal punto di vista proprio delle acquisizioni, ti direi per esempio che Cyprien, che è stato preso dal Parma, è un giocatore che conosco benissimo, che ho visto tante volte al Nizza, ed è un centrocampista tra i più forti che io abbia mai visto, perché ha una grande fisicità ma anche una straordinaria tecnica, calcia le punizioni come Pirlo, è veramente un grande giocatore, e se lo schiera nel modo giusto a Parma farà molto bene. Poi quello che ha preso l'Atalanta oltre a Lammer, Miranchuk è russo, l'ho visto tante volte, è un secondo attaccante molto molto forte, è fisico ma anche una grande tecnica, è un giocatore che fa tanti gol e sono convinto che lì a Bergamo farà sangue, perché nel calcio di Gasperini questo è un giocatore perfetto. Come penso anche che Osimè abbia delle caratteristiche per cui consente al Napoli delle alternative di gioco, è un giocatore difficile da marcare perché è fisico ma è anche molto veloce, e quindi con lui in campo sicuramente si aprono molti spazi per i compagni. Quindi abbiamo già parlato di Chiesa e non abbiamo parlato del Milan, forse lo abbiamo, guarda, per un attimo dimenticato Milan, perché con Tonali, Diaz e Auge, insomma, la squadra si rinforza certamente. Allora io ti dico sinceramente quello che penso, sia Tonali che Diaz che Auge sono delle alternative ai titolari, non sono titolari. Tonali anche Tonali, perché qual è il ruolo di Tonali secondo te? Beh, il ruolo di Tonali è un centrale, un centrocampo. Allora, Tonali è un centrocampista di regia. Di regia, non è un interno. C'è Bennacer. Bennacer è stato uno dei migliori del campionato l'anno scorso. Certo. Bennacer, secondo me, è più forte, dico il mio parere. Secondo me l'accoppiata di centrocampisti deve essere formata da un giocatore tecnico di costruzione e un giocatore più fisico. Il Milan c'ha Kessié e Bennacer. E quelli sono i due titolari. A sinistra gioca Rebic, e Rebic non è discutibile con i gol che ha fatto durante la stagione, e Haug, il norvegese, che è un buonissimo giocatore che io per primo ho segnalato, ha quei soldi lì, 4 milioni, un giocatore da prendere sempre, è un'alternativa a Rebic. Dall'altra parte ci sono a destra Castillejo e Salemaker, che sono tutti e due esterni destri, benissimo. Va bene, poi c'è Çalhanoğlu che gioca dietro la punta, l'alternativa a Çalhanoğlu è Brahimi, e poi c'è Ibrahimovic, e l'alternativa a Ibra oggi è Leon, che ho visto bene nel secondo tempo della partita con lo Spezia, un ragazzo giovane portoghese, 21 anni, alto 1,88 m, e quindi secondo me queste sono le gerarchie. Poi mi sbaglierò, però ripeto, io su Tonali ho parlato spesso e volentieri.
rispetto a tutta la stampa che lo esaltava in maniera straordinaria, io mi sono sempre chiesto quali siano in realtà le grandi qualità di Tonali, perché tecnicamente non è Pirlo senza ombra di dubbio, e si vede. Fisicamente è un giocatore che ha una bella struttura, bravo abbastanza anche nel tackle, però non è molto veloce. 40 milioni è stato pagato, secondo me è una cifra veramente molto molto alta. Per dirti, se oggi tu mi dici Cyprien che ha preso il Parma e Tonali, prendo tutta la vita Cyprien, ma tutta la vita, cioè sempre, in assoluto. E allora starai facendo la gioia di molti napoletani che invece rimpiangono il fatto che il Napoli non sia riuscito a prendere, o non abbia tentato con forza di prendere Tonali. Avrebbe potuto farlo, evidentemente. Caro Maurizio, grazie per essere stato con noi per questa chiacchierata, buon lavoro e a presto. A presto. Grazie a Maurizio Pistocchi da News Mediaset. Ci fermiamo, pubblicità, tra poco andremo nella redazione della Repubblica perché dobbiamo parlare anche degli sviluppi di Juve Napoli. Cosa succederà nei prossimi giorni? Il giudice sportivo deciderà per lo 0-3 a tavolino, oppure analizzando per bene i documenti prodotti dal Napoli deciderà magari di rinviare la partita. Vedremo, lo scenario potrebbe essere che la partita sia rinviata e che il Napoli se la cavi con una multa. Ecco, questo potrebbe essere lo scenario, un indirizzo da indiscrezioni, da fonti sparse qua e là, arriva questa indiscrezione. Vedremo se sarà così. Ci fermiamo, a tra poco. Rieccoci in studio, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live del pomeriggio. Voce ai protagonisti con Tony Mola in regia. Quest'amico scrive: buongiorno Gif, scusa se metto un bel 9 alla chiusura del calciomercato. Eh sì, perché il solo fatto che De Laurentiis sia riuscito a trattenere uno dei migliori difensori al mondo, e mi riferisco a Koulibaly, già questo mi riempie d'orgoglio come tifoso del Napoli. Ma se aggiungiamo il colpo al centro del campo con Bakayoko, che mister Gattuso conosce molto bene, beh, chapeau. E poi Osimhen, insomma, grande il mercato del Napoli. Massimo Costa da Scampia dà un bel 9 al mercato del Napoli. È terminato il calciomercato, le squadre sono quelle che vediamo oggi. È cambiata la gerarchia in vetta alla classifica. Il Napoli, con l'acquisto di Bakayoko, Osimhen e il fatto di aver trattenuto Koulibaly, si pone tra le squadre che lotteranno per lo scudetto. Antonio Corbo, editorialista della Repubblica. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Napoli da scudetto? Possiamo dirlo, che lotterà, può lottare per lo scudetto. Io eviterei di dirlo, perché tutte le volte in cui in autunno, a 5 mesi dal termine del campionato, di un campionato che non si sa come si svolge, e si parla già di scudetto, è il miglior modo per non vincere. Giusto, sono d'accordo con te. Allora, diciamo, la lotta, diciamo che nei primi 4 posti però possiamo dire che il Napoli sulla carta c'è adesso. Il Napoli è nei primi, cioè, sia chiaro, perché altrimenti i tifosi capiscono, c'è sempre qualcuno che capisce una cosa per un'altra. Secondo me ci sono 6 squadre che possono lottare per lo scudetto, e il Napoli è tra queste 6 squadre. Mm. Le 6 squadre sono la Juve, l'Inter, il Napoli, poi le altre 3, l'Atalanta. E l'Atalanta dove la metti? Certo, l'Atalanta 4 e poi le altre 2. E il Milan dove la metti? Che ha fatto una bella campagna acquisti, una squadra, certo, equilibrata. Che... Beh, insomma, poco fa abbiamo parlato con Maurizio Pistocchi, che ci dice che i 3 acquisti del Milan, secondo lui, sono 3 riserve. Parliamo di Diaz, di Tonali, di Auge. Maurizio Pistocchi, però, è la sua Maurizio, idea. Maurizio, scusami, non ho capito bene. Maurizio Pistocchi da bene, Milano. Va bene. E allora non vanno bene, allora va bene. Allora, secondo Pistocchi, allora, diciamo, voglio essere d'accordo con Pistocchi, che già ho avuto tante polemiche con lui una decina di anni fa. Allora sono 5 le squadre. Togliamo il Milan per volere... per decreto Pistocchi. Va bene. Antonio, ascolta, le parole del ministro Spadafora ieri a margine dell'incontro con Federcalcio e Lega di Serie A. Cioè, lui vuole salvare il protocollo quando dice deve essere rispettato, poi aggiunge: ma le ASL possono intervenire in fasi particolari di emergenza, e poi però aggiunge anche: la comunicazione dell'ASL è un obbligo di legge. Insomma, ha voluto salvare capra e cavoli, in pratica ha detto tutto e niente. Noi perciò siamo il paese degli avvocati, perché diciamo le cose in modo che ci possa essere sempre una via d'uscita. Il diritto, quando sento parlare di queste cose, mi sembra un albergo con le porte girevoli. La verità è una sola, che
la l'ASL, ma per chi non dico abbia studiato, ma giusto per il buon senso, è una autorità sovraordinata rispetto al calcio e alla Lega Calcio. Quindi si va avanti con delle discussioni assurde che non sono neanche da bar dello sport, senza nulla voler togliere ai bar dello sport dove si parla in assoluta libertà. La verità è che la ASL come istituzione ha dei poteri che sono certamente preminenti su quelle che sono le regole del calcio, che fanno parte di un ordinamento domestico, l'ordinamento del calcio. Da questo punto non possiamo uscire. Ci sono mille cose da obiettare, però. Il Napoli poteva partire o no? Probabilmente poteva partire. L'ASL glielo ha impedito. A questo punto o diciamo che l'ASL è corrotta, corriva, vuol favorire il Napoli, quindi è una istituzione in qualche modo che si è piegata agli interessi di parte del tipo, e allora va bene, significa che non crediamo più niente in Italia, così come rischiamo di non credere nell'università degli stranieri di Perugia quando fa sembrare Suarez non uno straniero ma addirittura un docente di italiano, un italianista, addirittura andremo a lezioni da lui, Antonio. Avesse vinto un posto all'Accademia della Crusca. Antonio, cambiando discorso, ma in un giocatore polacco, parliamo di Milik, che rifiuta la Roma, poi il Tottenham e all'ultimo momento anche il trasferimento alla Fiorentina, condannando il suo futuro almeno immediato a un futuro da separato in casa, che si allenerà da solo e non giocherà con il Napoli, con l'europeo alle porte. Che cosa c'è nella testa di Milik, secondo te? Ma non sta a noi spiegarcelo. Diciamo che il Napoli evidentemente non ha avuto il tempismo necessario quando doveva bloccare Milik e rinnovare il contratto. Evidentemente si è perso tempo e forse probabilmente bisognava cominciare a tentare di cederlo prima, visto che aveva un atteggiamento, diciamo così, non sospetto, ma possiamo dire irrituale o comunque sorprendente, comunque anomalo. Ma sono problemi tra la volontà di un giocatore e le strategie di una società. Non possiamo noi a questo punto indagare sul cervello di Milik o entrare in queste cose. Però è un vero peccato, hanno perso tutti in questa storia, hanno perso il giocatore, ha perso il Napoli 20 milioni, infatti è infuriato perché il Napoli... Ascoltami Gianluca, io oggi parlerei, perché io penso positivo, io oggi per la prima volta mi sono complimentato con Giuntoli, perché ho aspramente criticato Giuntoli fino a una settimana fa. E ho detto che il Napoli fino a Giuntoli era riuscito sempre a indovinare dei colpi di mercato. Io non so come finirà stavolta, però io vedo delle cose molto importanti del Napoli, che il Covid, la Juventus, la Lega non hanno consentito di approfondire. Per la prima volta si è visto qualcosa di nuovo nella storia del Napoli. Il Napoli non ha fatto una campagna acquisti prendendo giocatori su cui investire per il futuro, nel senso che tutte le volte che il Napoli andava al mercato sembrava che fosse la pesca della parrocchia, nel senso che metti la monetina e poi vinci la bambolina, metti dei soldi e poi ti arriva Cavani che vendi al triplo, metti dei soldi e per Higuain lo vendi a 94 milioni. Tutti gli acquisti del Napoli sono stati spesso finalizzati ad un obiettivo, quello di investire dei soldi per poi moltiplicarli nel mercato successivo. Bene, una volta il Napoli ha fatto un mercato tecnico, io che mi sono sempre lamentato, perché ho detto che nel Napoli, l'ho scritto fino a una settimana fa, nel Napoli mancava un'idea di squadra. Una volta con Bakayoko il Napoli ha dimostrato di aver capito che cosa mancasse, ha preso il giocatore giusto, poi non so, grazie pure che prende il raffreddore il giocatore, magari salta la partita, però è il giocatore che mancava. E per la prima volta gli acquisti sono stati fatti in assoluta sintonia tra l'allenatore e il direttore sportivo, Giuntoli è vero. E
e Gattuso. Devo dire e che è stato tecnico e logico, insomma. Questo è stata una relazione brillantissima, volta non a investire soldi perché poi si potessero moltiplicare in futuro, ma è stato un investimento tecnico. Io sto ancora pensando al mancato acquisto di James, che era stato sollecitato da Ancelotti, che per la incompetenza di molti tifosi e anche di molti personaggi dell'ambiente è passato a Napoli come lo scemo del paese. Oggi è prima in classifica a punteggio pieno in Inghilterra e James è il suo goleador. Quindi stiamo attenti con i giudizi, calma. Qui è facile ergersi a professori, basta avere la possibilità di scrivere due righe su un foglio di carta o parlare per due minuti in una radio o una televisione e ci si sente tutti i professori. Io dico calma, perché quello che il caso Ancelotti ci fa capire che è stato un deplorevole snobismo di alcuni personaggi dell'ambiente napoletano quando addirittura hanno fatto passare l'allenatore Ancelotti, uno dei primi al mondo, come un incompetente, uno sciatto personaggio che era venuto qui solo a far lavorare il figlio. Attenzione, non diamo dei giudizi così trascianti. Senti Antonio, prima di salutarti, equilibrio. A proposito di Bakayoko, devo dirti che però c'è anche un altro elemento che viene fuori dall'acquisto di questo calciatore. L'elemento popolare è la prima volta, perché tu ti sarai accorto che da mesi e mesi non solo qualche opinionista e operatore, ma anche molti tifosi che ci scrivono, avevano individuato in Bakayoko il nome giusto e il Napoli alla fine lo ha preso. Non era mai successo che il Napoli, tra virgolette, ascoltasse il desiderio popolare, sempre se lo abbia ascoltato o meno. No, non ha ascoltato il desiderio popolare. Il Napoli stavolta ha deciso ascoltando, cioè mettendo insieme quello che pensava l'allenatore che ha avuto a sua disposizione tra i suoi giocatori Bakayoko e un manager che finalmente ha potuto condurre una trattativa senza pensare a mille clausole, mille vincoli, è andato lì, ha fatto un'operazione magistrale. Certo, in poco tempo, in due giorni. E io posso dire che io mi ponevo sempre questo dubbio, l'ho scritto, perché per fortuna qualcosa rimane, anche se quando si parla di calcio si scrive sempre sull'acqua, sembra tutto possibile, il giorno dopo sembra impossibile. Io ho sempre detto che Giuntoli ci doveva dimostrare qual era la verità, aveva poco potere o ne aveva troppo. Oggi ha dimostrato che appena ha avuto la possibilità di condurre un'operazione da manager, Giuntoli l'ha saputa indovinare, ha fatto una buonissima operazione e a condizioni molto favorevoli ha portato un giocatore importante. Nel frattempo questo amico dice: riguarda Ancelotti, tu sei uno di quelli, cioè, parla di giudizi affrettati. Non ho dato giudizi affrettati su Ancelotti, ho detto che a Napoli ha fallito ed è oggettivamente la verità. Per me resta un grande allenatore, che tu abbia sbagliato sì, però io mi sono trovato in televisione Gianluca, ma quante volte io, ma anche in altri programmi, ho sentito parlare tanti personaggi che parlavano di Ancelotti, certo, come dello scemo del villaggio. No, assolutamente. Ma Napoli ha fallito, ma resta un grande e lo sta dimostrando. No, ma io l'ho scritto che ha sbagliato, l'ho scritto pure io che ha sbagliato, ma non posso dire perché ha sbagliato, perché doveva andare via quando non gli hanno comprati i giocatori, certo, come se n'è andato via con una certa classe anche Benitez. Questa è la verità. Vero. Antonio, grazie. Del Napoli, scusami, chiudo questo discorso per un secondo. Del Napoli finora coesistevano due anime, un'anima commerciale che ha fatto sempre bene, nel senso che ha comprato sempre dei giocatori che poi al riscontro del mercato successivo hanno raddoppiato il valore quasi sempre, o comunque sono andati bene, oppure erano operazioni commerciali di giocatori che non sono neanche passati per Napoli, che hanno portato soldi nelle case. E poi c'era un'anima tecnica, perché sembrava che la squadra fosse uscita da un frullatore e non da un disegno tecnico. Oggi non so come finirà questo campionato e rido quando penso alle previsioni che sono impossibili, soprattutto in questi tempi che non ci sono certezze. Però dobbiamo dire che il Napoli è stato costruito secondo un criterio tecnico, poi vada come vada.
Grazie Antonio. A proposito di Bakayoko, dobbiamo dire che alla fine possiamo dire che il desiderio popolare collima con diciamo così l'attività del club di Giuntoli nell'acquistare questo giocatore. Anche il mio desiderio per stasera di invitare qualche persona che mi sta a cuore a cena non realizzarsi, magari comandassero i desideri. Sì, è vero, i sogni sono desideri. Caro Antonio Corbo, grazie per essere stato con noi. Grazie ad Antonio Corbo dalla Repubblica. Salutiamo Tony Molà, arriva Gigi Soriani che va immediatamente in pubblicità. Tra poco però telefoni aperti allo 081 636 3663, i vostri interventi in diretta con Antonio Giordano ed altri ospiti in linea con noi. Antonio Giordano dal Corriere dello Sport Stadio. Ci fermiamo, caro Gigi? Io vogliamo ascoltare un messaggio vocale WhatsApp, no, ci fermiamo, eccoci qui. Rieccoci in studio alle 13:41 minuti primi. Tony Molà e Gigi Soriani, quando sono insieme non si possono trattenere, diventa una regia esplosiva quella dall'altro lato del vetro che poi mi coinvolge davvero tanto. Ciao Gianluca, ci scrive questo amico: sul mercato del Napoli sono molto soddisfatto, il mio voto è 8. La società non solo ha trattenuto Kalidou, ma ha, con gli acquisti di Osimhen e Bakayoko, rinforzato la squadra nei suoi punti più deboli. Poi complimenti a De Laurentiis per le controversie di Milik e Llorente. Antonio, certo, il Napoli con Milik ci ha perso, perché ci ha perso una ventina di milioni che credo non riuscirà più a introitare. A proposito delle virtù di questo mercato, dobbiamo anche dire che, pensate, Napoli è stato talmente virtuoso al di là degli acquisti che è riuscito anche ad aumentare il monte ingaggi lordo quest'anno rispetto all'anno scorso, nonostante non ci siano gli introiti della Champions. Quindi lo sforzo è stato pesante. L'anno scorso, compreso staff tecnico, erano 130 milioni lordi spesi dal Napoli per calciatori, appunto, e staff tecnico. Quest'anno si arriva ad oggi a 137 milioni lordi, quindi 7 milioni in più. Mi sembra uno sforzo importante quello fatto dal Napoli. Antonio Giordano, Corriere dello Sport Stadio, buongiorno. Caro Antonio, eccoci qui. Diciamo, ti sono grato perché ti sei dilungato, così ho sorseggiato un po' di rosato, Ah, sei a tavola, bevi un po' di no, vino. Non sono a tavola, sto assaggiando un po' di rosato. Fai l'aperitivo senza di noi, questa è la verità. Per farti invidia, ecco. Fai l'aperitivo senza di noi, va bene, caro Antonio. Allora, mentre ma posso rompere a modo mio oggi, cioè a modo nostro, come se fossimo a casa mia o a casa tua, Gif, facendo una cosa che non appartiene alle nostre corde? Vai, come no? Cioè, come si faceva una volta, ti ricordi quando... Garanzini? Dobbiamo fare una sorta di garanzini, no, a distanza. Ma facevano delle robe tipo le dediche, no? Alla radio. Io so che c'è a Cava di Tirreno in questo momento un signore che ci sta ascoltando. Si chiama Antonino Attanasio, è mio amico. Antonino Attanasio. Sta cercando disperatamente di prendere la linea, e ti dico anche il perché. Perché, avendolo io quasi insultato l'altro giorno, ovviamente in tono amichevole, visto e considerato che ce la possiamo in due per me, lui mi ha paragonato a un opinionista napoletano e io ho minacciato seriamente di querelarlo. Ovviamente non si può dire di chi si tratta. No, anche, no, è anche amico mio. Ma perché altrimenti avresti una querela anche tu, rischieresti anche tu una querela. Ma sì, ma l'opinionista è amico mio, si fa per scherzare per un modo certo. Da allungarsi. 0816363663 per intervenire con Antonio Giordano del Corriere dello Sport. Antonio, cominciamo dal mercato. Il tuo voto al mercato del Napoli, che è stato tecnico e logico sicuramente, come abbiamo detto finora. È difficile dare un voto, dal punto di vista tecnico si può dare 8, anche 8 e mezzo, perché la permanenza di Koulibaly non apprezzo. Cioè, siamo al cospetto di uno dei più grandi difensori al mondo che resta, non viene sacrificato all'altare del bilancio, lascia invariato il valore assoluto della squadra, anzi lo rafforza. E poi c'è... Lo rafforza perché dobbiamo presumere che Koulibaly giocherà meglio rispetto all'anno scorso. Sì, era quello che volevo dire. Ma poi c'è dell'altro, cioè, c'è la scoperta Osimhen, c'è la consistenza di Bakayoko. Secondo me, senza una pista che nel Napoli non è mai esistito per centimetri, per tipologia di calciatore, intendo dire, non per consistenza unica, non sono a questa forma di bellismo. E quindi, secondo me. Settimana scorsa con te o con Dario, non mi ricordo. Con Dario. Si parlava e sembrava quasi che fossimo dei matti sulle possibilità del Napoli di essere inserite tra le prime quattro, con proiezione quindi scudetto, fermo restando che l'Inter per me è davanti a tutti. Napoli è una delle squadre che può essere
considerata tra le potenziali pretendenti alla qualificazione Champions, e dato che la soglia dal primo al quarto posto quest'anno si è sensibilmente ristretta, anche a pensare a qualcosa in grande. Poi c'è un altro mercato, però c'è il mercato di Milik, c'è il mercato di Llorente, e lì le valutazioni sono tante, cioè, onestamente bisognerebbe essere anche severi nella ricerca di un aggettivo che fotografi certe scelte. Ma Milik pensa di essere Maradona, se rifiuta la Roma, no, il Tottenham e la Fiorentina. Ognuno è libero di pensare che può, anche io un giorno sogno di andare a fare il direttore del New York Times mettendo assieme tre parole di inglese. Ma mi spiega chi segue Milik, chi lo gestisce, qual è la strategia? Cioè, far perdere un anno di calcio a un giocatore che a 26 anni ne ha già persi due in infermeria più uno per riprendere, significa togliergli il quarto anno con un contratto da 2,5, che non mi sembra un contratto da morte di fame, onestamente, no, certo. E con un'offerta che era arrivata dalla Roma di 4,5, per fare cosa? Per andare a zero l'anno prossimo. A zero l'anno prossimo, ma dove? Perché chi è a zero l'anno prossimo senza aver fatto gli europei? Certo, non alla Juve, se questo è il suo obiettivo, non credo, no, proprio alla Juve. Non lo so, mi sembra persino un dettaglio. Vorrei che qualcuno mi aiutasse a capire, perché sono troppo imbecille per arrivarci. Lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori che sono in linea. Antonio, ti chiedo un minuto di pazienza. Andiamo in pubblicità, tra poco apriamo i telefoni allo 081-6363-63. Il voto al mercato, perché Milik ha fatto questa scelta, quella di restare a Napoli da separato in casa, e ovviamente tutti gli sviluppi di Juve-Napoli con la decisione del giudice sportivo che è slittata ai prossimi giorni, perché lo stesso giudice Mastandrea ha chiesto un supplemento di indagine. A tra poco. Rieccoci in studio, 13:48 minuti primi, con Antonio Giordano in linea. Antonio, buongiorno. Eccomi, eccoci. Peccato col provolone del Monaco in bocca. Ah, anche il provolone. Brigante 74 ti dice: al Terri e Ri dei giornalisti, Antonio Giordano, se Gattuso ha le chiavi per aprire la porta di Champions, sai come chiamavano me quando ero ragazzo, più ragazzo? Toninio Serezzo, Toninio Serezzo quando giocava a pallone, pensa un po', te lo ricordi? Sì, piacere, chiudete la diretta, mi prego. Eh beh, scusami, se ti possono chiamare Thierry Henry, non possono chiamare me Toninio Serezzo. Ma è un atto di generosità, un funambolismo di brigante, no? Certo. Ma tu vorresti invece far passare il concetto che è il Toninio Serezzo come tipologia di calciatore. No, dico un altro brigante anni fa mi chiamava Serezzo. Va bene, andiamo al telefono. Ma brigante non ti chiamerebbe, lascia perdere. Brigante è amico mio. Ah, va bene. Vincenzo, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare giusto una piccola chiosa prima per su Ancelotti, se era possibile. Ah, vuoi parlare? No, vabbè, giusto perché riallacciarmi a quello che dicevi tu e il dottor Corbo, ma nessuno ha mai detto che Ancelotti era un allenatore scarso. Infatti. Ma tutti quanti abbiamo criticato la gestione di Ancelotti. No, soprattutto abbiamo detto che ha fallito a Napoli. Bravi, ma che resta un grande allenatore. Ha fallito a Napoli perché forse come molti allenatori al secondo anno. Il nostro amico Vincenzo si sta rifacendo alla questione di intrapresa con Antonio Corbo una mezz'oretta fa, ecco, questo è. Dove c'è stata una piccola polemica che non è una polemica, perché poi alla fine i risultati erano sotto gli occhi di tutti. Però detto questo, il Napoli quest'anno ha cercato di fare un altro tipo di mercato, come ha detto il dottor Corbo. Forse il direttore sportivo ha avuto un po' più di da poter intervenire sul mercato. Vincenzo, hai una domanda per Antonio Giordano invece, visto che insomma, questo è il suo spazio, è la sua rubrica. Allora dico al dottor Giordano, come si fa a valutare un giocatore, visto che oggi si salta Osimhen per una partita e mezza? Io penso che un giocatore lo si deve vedere in un arco di tempo molto più lungo. Grazie Vincenzo, è molto facile. Vincenzo. Antonio, hai ragione su tutto, nessuno sta esaltando, però stiamo raccontando la cronaca cambia di giorno in giorno, anche la nostra vita purtroppo cambia di giorno in giorno e ce ne stiamo rendendo conto. E però la differenza tra chi giudica attraverso, come dire, la lente di ingrandimento di una professione che richiede anche la capacità di informarsi, di addentrarsi dentro ai giovani, ai personaggi, alla loro natura e di leggere nella loro evoluzione, è questa. Altrimenti saremmo bravi tutti, io
magari meno degli altri. Sentiamo questo messaggio, Antonio. Eccolo qui. Ciao Gianluca, buongiorno a tutti i telespettatori di Radio Marte, Alex 73. Buongiorno Alex. Mercato decente. Decente. Un 7, se fosse arrivato anche Emerson Palmieri sulla fascia sinistra, avremmo potuto essere tra le prime due del campionato. Vabbè, secondo me, caro Alex, anche adesso, non so, poi chi troppo vuole nulla stringe, caro Antonio. Emerson Palmieri credo che non sia un giocatore. Vabbè, anch'io voglio comprarmi la Porsche, non ce la faccio, ecco. Ragazzi. Geppino al telefono, buongiorno. Ciao, buongiorno Gianluca, Antonio Giordano, buongiorno. Buongiorno. Geppino, non ti sentiamo bene. Geppino, non riusciamo a sentirti bene. Geppino, non riusciamo a sentirti bene. Ecco, Geppino, purtroppo è una situazione. Voleva parlare di Milik, ma insomma, c'è. No, non ha afferrato una frase. Neanche io. Brigante 74, però ti chiedeva, e ci torniamo, se Gattuso. Brigante, ti pago il caffè. Alle chiavi della Champions in questo momento. Le chiavi della Champions se ne hanno in parecchi. Perché per me, Inter e Juventus, Atalanta, Napoli, poi Milan e anche Lazio. Però devo dire che con Smalling adesso metto anche la Roma, diventano più o meno sette sorelle per la Champions e il margine è sottilissimo, più salata se vai dal primo al settimo posto, però è chiaro che ci sono le possibilità per crederci seriamente, ecco. E io ti dico, ci sono anche le possibilità per non mollare l'Europa League in questo momento, cioè per crederci. La fisicità di Bakayoko ti cambia l'aspetto, è come se avessi il tifone in bodyguard. Ah, che bello. Pasquale da Giuliano. Pasquale, per cortesia, però non ti infervorare, perché insomma, ti costa tanto leggerti. Ti abbiamo individuato, ma tra centinaia di messaggi è possibile, molti non vengono letti. Quindi, caro Pasquale da Giuliano, però ti abbiamo individuato. Vedevo Sport, Mediaset e altri programmi hanno dato voti alle squadre più idiote del campionato. Non nominano mai il Napoli, anche se ha preso un campione con Bakayoko. Anche vincendo il ricorso, pagheremo la frustrazione e la sudditanza delle televisioni, che con il calcio giocato e le vittorie in campo, caro amico Pasquale, non c'entra assolutamente niente. Se una squadra è forte, gioca e vince a prescindere da quello che dicono in televisione e soprattutto da quanto spazio diano a una squadra piuttosto che a un'altra. Detto questo, Gianni al telefono, buongiorno. Buongiorno amici di Radio Marte, buongiorno al dottor Giordano. La mia domanda, cioè, avrei più di una domanda. Ecco, però fanne una velocemente, grazie Gianni. No, una presa presa. Milik si crede che è un barolo del 71, invece è una bottiglia coronale. E questo è poi giusto. Questo è per Gifoni, vero? No, poi volevo dire, l'ASL ha bloccato sia i due giocatori della Juve, Bonucci e Chiellini. Il signor Carretta, Agnelli, scusatemi, non ha detto niente. Il voto del Napoli campionato è 8. La domanda è questa, dottor Giordano. Visto che Caleglion è andato via da Napoli, non so per quale motivo, per contratto, perché non faceva parte più dello staff e cosa là, non poteva rimanere a Napoli scegliendo lui e dire voglio essere un po' un uomo da spogliatoio anziché poi andare Fiorentina? Grazie Gianni, grazie. Grazie a lei. E intanto complimenti, perché lei è moderato ed è molto educato nella esposizione delle questioni, però usciamo dall'equivoco che un giocatore che finisce di giocare nel Napoli non deve più andare da nessun'altra parte, perché se no non la finiamo più, perché non si può andare alla Juve perché è la grande nemica, non si può andare alla Lazio perché non vi sta bene, non si può andare alla Roma perché c'è un odio oramai radicato, non si può andare all'Inter perché non so con cosa è successo, non si potrà andare. Non si può andare neanche alla Fiorentina, no. Si esce da questo equivoco. Certo. I giocatori finiscono i contratti e vanno dove vogliono. E soprattutto veramente rinforzerà la Fiorentina, anche, perché veramente ci vanno anche prima. Detto ciò, Calleone non poteva offrirsi al Napoli. È finita, era finita. Il Napoli ha deciso di non rinnovare a Calleone, perché Calleone avrebbe dovuto, mi passate il termine, prostituirsi al Napoli. Non c'è motivo. Giusto. Credo che Napoli, inteso come senso emozionale, debba sistematicamente un grazie a Calleone. Spero che per Napoli-Fiorentina, non so neanche quando è in programma, in calendario,
può darsi che sia fra tre domeniche, quindi sto dicendo una stupidaggine colossale, perdonatemi, ma spero che Napoli-Fiorentina si possa giocare a porte aperte, perché Calleone è uno dei giocatori ai quali il San Paolo dovrà la standing ovation alzandosi in piedi. Calleone ha rappresentato un frammento di un calcio poetico che ognuno mandava a memoria. Ci sono 82 gol e una novantina di assist. Si gioca il 17 gennaio, pensa, dopo si fa in tempo, ragazzi. Un eventuale rinvio di Juve-Napoli, che si dovrebbe giocare il 13, quindi Napoli-Fiorentina al San Paolo il 17 gennaio 2021. Per Calleone, mi permetto di dire, ecco. Pochi calciatori sono riusciti ad entrare dentro un atteggiamento che ha rappresentato un modello di calcio. Antonio, c'è Eddie al telefono. Buongiorno Eddie. Buongiorno Gianluca, buongiorno Antonio. Allora, giusto una considerazione, secondo me Milik ha già firmato, cioè non ha firmato, però è già d'accordo con la Juve a parametro zero. Ma sarà questa l'anno prossimo. Sì, questa sarebbe l'ennesima scorrettezza, secondo me. Detto ciò, volevo chiedere, perché in TV non dicono che il Napoli è stato obbligato a non andare a Torino? Quindi cioè, la è colpa giusto, è chiaro, sarebbe, Eddie. Grazie, perché abbiamo colpa poco sarebbe tempo. Dell'ASL. Grazie, devo dire che chi lo dice non conosce la legge e le norme, e neanche la Costituzione, che al titolo quinto dà alle regioni l'esclusiva del controllo della gestione sanitaria. Quindi parliamo della Costituzione italiana, che è la madre di tutte le leggi. Vai Antonio. Non rispondo degli atteggiamenti dei colleghi degli altri, anche perché in questa vicenda ne ho sentite troppo e anche ne ho lette troppo, e preferisco tacere su certe cose che sono onestamente apparse come scempiaggine. Soltanto una cosa mi permetto di dire, e poi la chiudo qui. Mi sono un po' stufato di certi preconcetti su Napoli, cioè della logica che debba passare sempre che questa sia la città delle macchiette o del trucco o del furbetto. E non sono neanche qui a ricordare tutti quei grandi personaggi della letteratura, della cultura, della musica, dell'ingegno, degli scienziati che sono nati. Forse è arrivato il momento, ma ce lo diremo anche fra 50 anni, perché ci saremo ancora il GIF tra 50 anni. Beh, che il resto del paese si accorga che Napoli è tante altre cose, mica soltanto la pizza e il mandolino e che ne so. È chiarissimo, caro Antonio, e tra 50 anni berremo un bel bicchiere di vino insieme, chissà dove, caro mio. Nel frattempo questo amico dice, si chiama Gino Gifuni, ti sei dimenticato che abbiamo vinto una cena, ricordi? L'amico diceva che il Napoli non avrebbe acquistato nessuno, quindi la persona che diceva acquistato nessuno deve pagare la cena a me, Antonio Giordano, e a Gino che ci scrive questo messaggio, si faccia vivo nei prossimi giorni. Sono disposto a pagare la cena, io pago le scommesse. No, ma non le vinto. Deve pagare questo ascoltatore a me, te e a Gino. Quindi andiamo a cena. Perfetto. Grazie. Credo sia la prima scommessa che abbia vinto io. Grazie Antonio per essere stato con noi. Buona giornata e buon bicchiere di vino. Grazie, buon aperitivo. Tra poco Gaetano Gaudiero, Dino Laurenti e La Pianola. Insomma, tanta vita c'è su Radio Marte tra pochissimo. Grazie a Gigi Soriani e a Tony Molà in regia, perché non posso dire La Pianola, non conosco il nome e cognome suo. Quindi è un musicista, chi? Vincenzo De Onestis, Diego Laurenti e Gaetano Gaudiero. È La Pianola, ovviamente. La Pianola, quindi sono in quattro. Tra pochissimo con voi qui su Radio Marte. Ci fermiamo, torniamo con lo sport questa sera alle 19.30 da Gianluca Gifuni. È tutto. Buon pomeriggio.